Siamo con François Salvagni al termine dell'incontro con la Famila Generali Chieri. François, sembrava tutto facile, invece è stata una partita veramente tirata e sofferta, però le ragazze hanno dimostrato di avere i controfiocchi. Questa è una delle volte dove purtroppo mi dispiace aver avuto ragione, perché alla fine tutta la settimana avevo parlato con le ragazze dicendo che Chieri era una grande squadra, ha fatto una grande partita a Villa, a Bergamo, ma soprattutto a Busto, una squadra che non molla mai, ben messa in campo, con delle individualità molto forti come Sorokaites e Tova. Lo sapevamo, noi forse non abbiamo avuto tanto tempo per rigenerare le energie nervose dopo il derby vinto martedì, e oggi in certi momenti ci è mancato veramente qualcosa. Detto questo, bravissime le ragazze, perché nei due momenti più bui, fine secondo set e metà del terzo, è venuta fuori tutta la classe delle ragazze, la voglia di vincere e l'unione di questo grande gruppo. Quindi complimenti veramente a loro. Sì, effettivamente hai pienamente ragione. Infatti bisognava vincere 3-0, perché anche loro hanno fatto i primi due punti proprio in rimonta martedì scorso, e quindi era un segnale molto grande. Sì, era molto importante, lo sapevamo, non dovevamo concedere niente. Ma un'altra cosa che mi riempie veramente d'orgoglio è che le protagoniste cambiano di partita in partita. Credo che martedì Scorupa e Gerisilo a Pesaro siano state veramente straordinarie. Questa sera insieme a Imma credo che Tirozzi e Blagojevic sono state sopra le righe, quindi veramente è bello che a turno tutte siano protagoniste di questo grande campionato. Era importante vincere 3-0 anche perché c'è il viaggio per la Coppa CEV in Svizzera. Sì, adesso inizieremo a disperdere un po' le energie, ma siamo in 12 di altissimo livello, e quindi finalmente potremo usare veramente la grande qualità delle altre ragazze, che meritano esattamente come chi scende in campo del campionato italiano. Il livello è veramente omogeneo, purtroppo o per fortuna ne devo scegliere solo 6, ma veramente sono grandissime tutte e 12. È stato un 3-0, ma è stata una partita veramente molto bella, merito anche delle tue ragazze. Sì, merito poco secondo me, sono un po' contrariato stasera, perché se riesci a costruire una partita del genere, onore a Urbino, perché sapevamo che giocano bene, benissimo, precisissimi nelle cose che fanno. Il primo set ci hanno assalito, non abbiamo avuto speranze, a parte alla fine una rimonta, però era senza speranze. Secondo set l'abbiamo recuperato, siamo arrivati alla fine che dovevamo gestire meglio alcune situazioni, però è una cosa che ci sta succedendo troppo spesso, che non capitalizziamo quello che riusciamo a costruire. Nel terzo set stiamo avanti fino alla fine, poi abbiamo mollato. E il terzo set secondo me è conseguenza della partita, più che del set di per sé. Però inizia a non essere neanche più piacevole ricevere complimenti e avere però alla fine la realtà che abbiamo buttato via un'occasione per vincere un set e magari poi anche eventualmente un terzo, o di provare a giocare, di fare punti anche contro squadre che sono molto più forti di noi. Rubino è più forte di noi, siamo costruiti per obiettivi differenti, però stiamo sprecando troppe occasioni. Comunque sicuramente la tua squadra è una squadra molto competitiva che farà bene in questo campionato. Già avevate rovesciato anche l'incontro di martedì scorso, però mettendo questo agonismo e anche una certa caratura tecnica che sicuramente nelle tue ragazze non mancano, potrete sicuramente ben figurare in questa stagione. No, certo, questo è vero, stiamo lavorando anche bene, meglio di quello che purtroppo per adesso, ancora meglio di quello che facciamo vedere in campo. È anche normale probabilmente per il periodo dell'anno in cui siamo. La classifica non dico che è bugiarda, perché alla fine abbiamo giocato contro Bergamo, Villa Cortese, Busto, Urbino, Conegliano fuori casa, dovevamo vincere con Conegliano, con uno scontro diretto per quel campionato che facciamo noi, e ce l'abbiamo fatta, grandissima fatica ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso poi con Novara, non ci ha aiutato, 6 partite, 5 fuori casa contro le prime 5 della scorsa stagione. Speriamo che adesso con calma riusciamo anche a raccogliere qualche frutto.